Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati, ossia dal ristorante Casa Gala di Monte Catini Alto. Era lì che abbiamo festeggiato la vittoria in campionato l'anno scorso in promozione, e dove andammo al termine della giornata trionfale che ci vide appunto vincere per 3-0 nel blitz di Larciano, che ci dette la matematica vittoria del campionato di promozione. È da lì che ripartiamo per questa nuova stagione con il pranzo prepartita prima della primissima giornata di campionato, stagione 23-24, che disputeremo qui in casa. E allora, come sempre, andiamo al seguito, iniziamo dunque questo nuovo viaggio, questa nuova stagione, questa nuova avventura al seguito degli Aeroni. Per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Aspetto dove la mia città scompare e l'orizzonte è verticale, ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare. Che se ci perdi... Finito il pranzo presso il ristorante Casa Gala di Monte Catini Alto, la squadra sta per arrivare con lo stadio Merotti, sta per arrivare anche la formazione avversaria del Monte Spertoli, sta per arrivare anche la terna arbitrale. Allora andiamo a vedere l'arrivo dei protagonisti della partita di oggi. A fare a lui se veniva lì. Buon lavoro, Aldo. Grazie mille. No, lui delle volte rischia, ma... Ciao ragazzi. Ciao Mimmo. Ciao, sono Giovanni. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Anzi, salve, senti, ci possono lasciare più con lui. A sentire. Allora, dopo vengo pure. Junior sta buttando dentro. No, che la gente va lì per... Vai! Va a buttare oggi? La squadra è entrata nello spogliatoio, il mister ha già tenuto il discorso prepartita. Allora andiamo nello spogliatoio a vedere quello che è il mood, lo spirito dei nostri ragazzi prima della fase di riscaldamento prepartita. Le squadre sono entrambe sul sintetico Mariani per la fase di riscaldamento, anche se parlare di riscaldamento con una temperatura odierna di circa 33 gradi è un eufemismo, ma tant'è. Allora andiamo a vedere la fase di riscaldamento sia del Monte Spertoli che dei nostri ragazzi a pochi istanti prima di rientrare negli spogliatoi per mettersi la casacca ufficiale e poi entrare in campo per la partita. Mancano pochi istanti all'inizio della partita, allora andiamo a vedere anche le formazioni ufficiali che mister Tocchini e Starti manderanno in campo per il primo impegno ufficiale della stagione. Palla a terra con le mani,
Ti lascio andare fino a me, vai! Dai, dai, fino qua, fino qua! Ok! Dai, giro palla dei bianchi bene, 40 secondi, muovila, muovila! Dai, uomo solo, mi voglio sentire! Siamo quasi arrivati al calcio d'inizio, dirige l'incontro il signor Noto di Pisa, coadiuvato da Guardaline, Scanu e Cerino. Il terreno è in buone condizioni ma non perfette, ci sono infatti alcune zone nelle quali l'erba ancora marrone non ha avuto ancora modo di ricrescere, di essere quell'erba verde rigogliosa alla quale siamo abituati. Il cielo è terzo pulito, non c'è neanche una nuvola, la temperatura è di oltre 30 gradi, fa molto molto caldo, c'è una buona cornice di pubblico, allora tutto è pronto per il calcio d'inizio e come sempre forza Bianco Celesti.
bene il monte, o comunque meglio il monte nella ripresa rispetto a quello che abbiamo visto nel primo tempo, nel quale abbiamo decisamente lasciato un po' più l'iniziativa agli avversari, che si sono portati con più facilità o comunque con più frequenza in zona gol, tant'è vero che appunto vanno in vantaggio e chiudono il primo tempo per 1-0. Nella ripresa preveniamo al pareggio, però quando pensavamo, speravamo di poter portare a casa il pareggio e dunque ottenere il nostro primo punto in classifica in questo campionato, in questa porta a pochi minuti dalla fine il Monte Espertoli trova il gol e porta a casa forse anche meritatamente i tre punti, quindi l'intera posta in palio della partita. Un impatto decisamente forte quello che abbiamo avuto oggi nel nuovo campionato d'eccellenza, un impatto decisamente non positivo, ma che ci deve dare subito la scossa per farci capire che questa sarà un'annata decisamente diversa sotto tutti i punti di vista rispetto a quella dell'anno scorso. E dunque c'è da lavorare, come dicevamo con il mister, l'intervista che abbiamo fatto nel dopo partita. Il tempo però non è tantissimo, perché già mercoledì la squadra tornerà in campo in Coppa Italia nel ritorno a Ponte Buggianese, e poi domenica ci sarà un'altra partita molto molto difficile contro l'Aquileo Pelli. Andiamo dunque a Santa Croce sull'Arno. Progetto è tutto dunque, il Montecatini esce sconfitto all'esordio dallo Stadio Mariotti, Montecatini 1, Monte Esperto 2, per oggi da Mariotti è tutto, alla prossima occasione. Averai il finale.